Ma ciao e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere due libri di prescrittura che ho acquistato per Jodie. La mia bimba ha solo i 4 anni, ma è già in grado da tempo di riconoscere la sua iniziale e adesso scrive bene il suo nome e cognome. E approfittando del fatto che i figli dei nostri amici devono fare i compiti estivi, affinché lei possa partecipare quando i bimbi si siedono a fare i compiti, a fare questa attività e sentirsi grande. Vi faccio vedere subito i libri che ho acquistato. Ecco qui il primo libro, che si chiama Lettere e numeri, il mio quaderno a quadretti, e troverete all'interno prelettura, prescrittura, precalcolo e lingua inglese. Questo libro è di Marta Bartolucci ed è strutturato in questo modo. Abbiamo prelettura e prescrittura e parte con i pregrafismi, le vocali, le consonanti, le sillabe, le lettere straniere, i giochi di lettere, poi c'è il precalcolo con i numeri, i giochi di quantità e termina con la lingua inglese. Come potete vedere, l'interno è proprio strutturato come un quaderno a quadretti e in alto a sinistra trovate le indicazioni, quindi qua sono tutti i pregrafismi. Guardate che bello, impara a fare la lettera L e poi il filo del telefono, già di questa parte di libro l'ha fatta, qua l'ha lasciata a metà, quindi poi la riprendiamo insieme. E le bolle di sapone, che poi in realtà sono la lettera O, guardate come è fatto veramente bello nel dettaglio. E quindi questi sono tutti i grafismi. Doveva fare un fiore, lei oltre a fare l'esterno si è divertita a fare anche l'interno colorando il tulipano. Iniziano con qua, iniziano le vocali, quindi A come angelo. E qui c'è in ogni foglio questa deliziosa bambolina che assume una posizione yoga, che in questo caso rappresenta la A. Quindi lei dovrà fare tutte le A della pagina e una volta fatte le A dovrà fare questo esercizio che trova sotto. A come albero, A come ape. Stessa cosa per la E. La I, guardate che carina, I come indiano, la posizione di yoga è questa qui, I come isola, I come imbuto, stessa cosa per la U. Poi alla fine viene fatto un riassunto delle vocali, quindi si devono scrivere le vocali mancanti, quindi mela, e in questo caso Jodie doveva scrivere la E e la A e l'ha fatto. Guardate, è stata veramente brava, perché lei, come potete vedere, gli esercizi iniziali non li ha fatti, quindi ha voluto iniziare da qui. Se l'è fatto spiegare, l'ha fatto. E devo dire che non è andata male, li ha fatti tutti bene. Lasciate perdere che la A non sia perfetta, ma ha solo 4 anni e diciamo si sta approcciando adesso alla prescrittura, perché a parte il suo nome e il suo cognome lei non scrive altro. Iniziamo con le consonanti, M come maialino, e guardate qui, sembra la classica bimba che si mette in una posizione per la M, quindi anche questa memoria associativa, M maialino, M come mora, M come miele. Stessa cosa per la L, la R, la S, vado veloce, la N, la T, la V, la B, la Z, la F, P, D, stesso sempre concetto, vi faccio vedere nel dettaglio. E poi alla fine bisogna scrivere le sillabe. Me, mi, mo, mu, ma, re, me, la, miele, mosca, mucca. Mi sembra di essere ritornata alle scuole elementari quando leggevo in questo modo. Comunque è veramente carino, e poi bisogna insomma compilare la parte dell'esercizio e riscriverle e leggere.
è veramente molto molto bello. Se avessi 6 anni, 5 anni, insomma, sarei felice di farlo anch'io. Poi, sempre per le sillabe, suono duro e suono morbido, cuoco, corda, casa. E poi la parte che mi piace veramente tanto e che a Jodie è piaciuta tantissimo è le lettere straniere. Infatti, guardate, lei appena ha visto la J ha detto Jodie. Infatti ora le farò scrivere qui Jodie, così diremo mi chiamo Jodie anziché Justin comunque. Poi mi chiamo Kevin, mi chiamo Walter, mi chiamo Xavier, mi chiamo Yvonne. Molto molto carino. Giochi di lettere, guardate che bello questo gioco, c'è il suggerimento della P e della T e quindi lei poi dovrà scriverlo nel posto corretto, quindi la T di questo è un topo e quindi dovrà scrivere questa monellaccia che è qui, la T e la P. Poi abbiamo qua la parte dei numeri, numero 1, un coccodrillo colora un coccodrillo. Qui lei l'ha fatto da sola e quindi non l'ha fatto in maniera corretta, cancellerò questo, gli spiegherò come deve fare. E guardate qua, conta con me, la bimba ha il pollice in su per indicare 1. Non si vede molto bene, però ve lo faccio vedere nella pagina col numero 2, conta con me, 2 ditine, quindi 2 balene, colora 2 balene e così tutti gli altri fino ad arrivare al numero 9. Qua è la parte del quantificare, quindi 2 caramelle, 2 palline e scrivere il numero 2, fare tutti questi qua e poi arriviamo che si conclude il libro con la parte inglese. Secondo libro è sempre di Marta Bartolucci, ma si intitola Per imparare lettere e numeri, è consigliato per bimbi dai 5-6 anni e la cosa più bella di questo libro che mi è piaciuto tanto è che ha una penna cancellabile con questa gommina, quindi se voi sbagliate potete cancellare. La penna si trova qui, purtroppo Jodie l'ha smarrita, vi faccio vedere una clip però che ho conservato di quando l'ho acquistato, così potete vederla. E io sono andata a prendere subito una di questi che è un pennarello per lavagne magnetiche e svolge la stessa funzione. All'interno anche qui inizia con il pregrafismo. La parte bella di questo libro è che guardate, voi scrivete e se magari fate un errore, io adesso prendo un fazzolettino, faccio così e si cancella. Se sbaglia non sta lì, oddio ho rovinato il libro, ora non lo so, riceverò una bella sgridata, invece no. Poi finito l'esercizio dice cerchia solo ciò che inizia per lettera A, quindi A come angioletto, A come aquilone, ma poi ed è gli altri sono, ve li faccio vedere velocemente. La particolarità di questo libro è che è dotato di una penna cancellabile, quindi se sbaglia non ha lo stress che può rovinare il libro, non si rovina, eppure fatto di un materiale che se cade acqua o altro non rimane intatto, e quindi questo è veramente veramente un libro molto bello. Tra i due, in sostanza, quale consiglio? Io consiglio di prenderli tutti e due perché, come potete vedere, il primo è 5,90€, non è
un prezzo esagerato e il secondo è 9,50 euro, quindi io li consiglio tutte e due. Care mamme, nonne, zie che state guardando questo video, ditemi quale dei due libri che vi ho mostrato vi è piaciuto di più, vi metto un sondaggio, ma soprattutto se avete dei libri di pregrafismo da consigliarmi, scrivetelo giù in un commento, io sarò felice di leggere e di prendere altri libri del genere. Bene, se vi è piaciuto questo video, pollicino su, e se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi, aiutatemi a crescere. Ciao!